Una bella favola che si racconta e si corre da ben 24 anni consecutivi, quella del Giro Podistico dell'Elba. Cominciata con 3 prove nell'aprile del 1991 per poi passare alle attuali 5 che si stanno disputando in questi giorni fino a sabato prossimo. Un impegno complessivo che sfiorerà i 50 km, l'esordio alle Terme di San Giovanni, l'area benessere appena fuori Portoferraio, che in occasione dei suoi 50 anni di attività al servizio degli elbani e dei turisti ha ospitato la prima tappa. Martedì mattina si è corso a capoliveri. L'accogliente Piazza Matteotti ancora una volta ha rappresentato la location ideale per accogliere i girini del 24esimo giro podistico per la seconda tappa, prima delle 3 mattutine. 11 km 900 hanno segnato la fatica di buon'ora sotto un cielo da prima nuvoloso e poi diventato soleggiato, che ha reso ancora più spettacolare il finale di gara. Ed è proprio su questo che abbiamo puntato l'accento di fronte alla seconda vittoria ancora in volata dell'elegante trentino Paolo Ruati. Quest'ultimo ha regolato di misura il pisano Andrea Gesi e il Denise Tommaso Manfredini. Al quarto posto un altro esordiente, Gerd Brunner della Valposteria, su Alessandro Galizzi, che rappresenta sempre più la speranza elbana per il 43enne atleta di Marciano. Una prova di cartello dove ha provato a più riprese di allungare sui rivali, ma nulla ha potuto contro la verve dei primi 4 che stanno conducendo anche la classifica generale. Altro copione è la prova femminile, dove continua a dominare Monica Baccanelli. La bresciana non fa sconti, questa volta vince per distacco, lascia oltre 20 secondi il rivale Lucia Filippi e poi sul podio Loretta Catarina, quarta Giovanna Cavalli, specialista delle 100 km. Ora il giro si concede 24 ore di riposo, si riparte domani pomeriggio nella cornice di Piazza Matteotti, questa volta a Porto Azzurro, per toccare lungo i suoi 12 km anche la casa di reclusione di Porto Azzurro e chiudere il tutto nella centralissima area davanti al porto, sempre con la regia della Promo Sport Italia di Venturina e con l'entusiasmante adesione di oltre 400 partecipanti. Questo pomeriggio gli atleti hanno dovuto affrontare la terza tappa dal lungomare di Porto Azzurro e riproporrà il passaggio all'interno del penitenziario di Porto Azzurro. Giovedì, come previsto, sarà dedicato al riposo, visto come recupero fisico, mentale, balneazione, shopping e quant'altro. Come al solito, venerdì si sale, è proprio il caso di dirlo, a Rionellelba. L'indomani, sabato, gran finale nella cornice di Rio Marina.